Radio Pestum. Enjoy your Riggio 5 collegata dalla sua macchina in un parcheggio qualsiasi d'Italia. Floriana! Benvenuta! Ciao a tutti. Flo, grazie mille. Allora, questo è perché vi volevo dire che sto sul pezzo. Cioè, non è perché mi manca qualche cosa, sto in un parcheggio. No, no, sei perso, perché hai fatto di tutto per esserci, grazie. Ma guarda che mi faceva molto piacere, sei una bella persona, molto paziente. Io ho voluto premiare la tua pazienza e la tua gentilezza soprattutto. Grazie, ti adoro, perché mi sei entrata nel cuore. Ringrazio perché mi sei arrivata nel cuore quando hai partecipato al Grande Fratello nel 2003, no, credo. Boh, dire cose belle come stanno. Io non ho partecipato, io sono andata a vincere. Ecco, brava. Lei brava. È andata per vincere, raga, sottoscriviamo, hai ragione, ma si vedeva che era l'intenzione era quella. Allora, io avevo 11 anni, non per dire qualcosa, però avevo 11 anni quando tu hai partecipato e ho tifato dal primo all'ultimo vincere, giorno. Ragazzi, non mi davano per vincente, insomma. A me piacevi un sacco, la verità. Questo tantissimo. Allora, a proposito di questo, la prima domanda, la prima cosa era vera, ci dicono dalla regia, eri vera, per Perfetto, ed sì, è ancora vera. È arrivato molto. Certo. Allora, in merito a quell'esperienza, cosa vuoi dirci? Che ricordo hai? Com'è stato? Dici un po'. Allora, intanto ricordo al gentilissimo pubblico che sono passati veramente tantissimi anni. Ormai quest'anno sono 19 anni. Caspita. Mi sono invecchiata questo Grande Fratello. Devo tutto a quel programma televisivo perché mi ha regalato veramente il mio schiaffo morale verso la vita. Mi ha ridato tutta la dignità che meritavo, perché insomma avevo una vita da sofferente e soprattutto dove la gente mi additava un po' per il mio trascorso, ma non proprio il mio, ma quello della mia famiglia. Sì. Quindi oggi purtroppo almeno le ragazze quelle della volta, poi oggi magari la cattiveria va in altre situazioni, però una volta se eri figlio dei genitori separati e stavi in collegio eri additato, eri figlio di nessuno, eccetera eccetera. È vero, proprio purtroppo. Per questo ho dovuto lavorare fin da piccolina, non ho potuto acculturarmi troppo. Questa non è una scusa, perché poi alla fine quando uno vuole cerca la cultura o migliorarsi lo fa anche dopo, insomma non è mai troppo tardi, tanto che insomma ancora oggi frequento tanti corsi e cerco di migliorarmi ogni momento. Invito le persone che ci stanno ascoltando a farlo, ma nel vostro interesse, insomma, non è che i tuttologi non vanno bene, ognuno di noi cercherà le proprie qualità, i propri step, le proprie attrazioni. Brava, io, sei un esempio. Grande Fratello, ho avuto questa rivincita dalla vita, ecco, la chiamo proprio così, e non disdegnerò mai quel posto, nonostante oggi io ancora mi sento a casa mia quando li guardo, e nonostante oggi io vedo tutto diverso, cioè non c'entra proprio niente, non perché è proprio diverso, sì, non, è vero. Non sto dicendo quello che è meglio, non sono che è autentici, quello sta al pubblico. Io oggi non so se mi hai vista da Barbara e c'ho un'idea ben precisa, quello che ho detto da Barbara lo ripeto anche da voi. No, perché eravamo in diretta, dici un po'. Che nella vita praticamente le persone si distinguono in due modi, almeno secondo me. Ci sono quelli che scrivono la vita e ci sono quelli che la leggono. Io la vedo così. Quelli che la scrivono sono quelli che, nonostante tutti i difetti, nonostante tutte le limitazioni o le inadempienze, cercano di migliorarsi, di crescere, ma rimanere sempre su se stessi, di non montarsi la testa, di non... Perché che cos'è questa costruzione troppo estetica, no? Cioè, quando sì. Una persona ha un naso che bene o male è dritto, ok, adesso se ci sono delle patologie, io sono d'accordo con la chirurgia. Se c'è qualcosa che deve passare male veramente, ben venga, e lo farò anch'io se magari mi si smonta qualcosa. Esatto. Però lo stravolgimento dell'essere umano, cioè il cambiare i propri connotati come fanno tanti... No, esagerate no, esatto. Però c'è qualche personaggio che io voglio veramente bene... E però vi invito, che sono sempre interventi, sono sempre cose, bisogna pensarci, bisogna costruire un po' di più la persona, anche perché se si parte troppo prematuri a fare certe cose, cioè se già vuoi cambiarti da piccolo a 40 anni, 50, quando veramente che fai, ti squagli, dove attacchi, che fai? È vero, è vero, la pensiamo come te. Bisogna anche rendersi conto dei propri limiti e accettarsi anche per quello che si è. Io negli anni mi hanno detto muso di cane cinese, ferro da stiro, cosa ho fatto? Siccome non mi diceva nessuno che ero bella, ho cercato di imparare a lavorare meglio degli altri, di essere migliore, di migliorare in quello, in quell'altro, di imparare a fare quello. Quando una persona sta lì e ormai sei bello, oppure tutta sti cambiamenti dei connotati, non è quello l'importanza nella vita. Oggi basta che sei accettabile, oggi con la doccia siamo tutti belli, ragazzi. Certo, è vero. Ma secondo te io il trapianto ai capelli lo devo fare? Sì. Sì. Secondo te il trapianto ai capelli lo devo fare io? Ma allora ascoltami, se tu ti senti male, ti senti a disagio, è una cosa che non ne puoi fare a meno, no. Ti trovi troppo cambiato,
io per esempio vi posso dire una cosa. Allora, io per tanti anni, fin da piccola, ero in collegio e volevo sempre rifarmi il naso e mi volevo rifare la mascella, tante cose, no? Perché? Perché erano gli altri che mi dicevano: ah, muso di carne cinese, faccia a ferro da stiro, questo e quest'altro. Vi faccio una confidenza, e non credo che sia solo il mio caso. Una volta che io vinsi Grande Fratello, poi nel 2003, sì, che grazie a Dio avevo la possibilità di maneggiare più soldi e anche di avere delle conoscenze con dei medici che mi potevano veramente fare un intervento al naso fatto bene, una mascella, non so neanche come si definiscono, tecnicamente, sì, fare una mascella fatta bene, però non ne sentivo più la necessità dopo che ero diventata conosciuta da tutti quanti. Perché vi ha pagata da altro, quindi... certo. No, questo mi fa capire che non sono un caso. Vuol dire che quando uno sta bene di testa, sta bene con tutto. Cioè, se uno è equilibrato, c'ha un buon lavoro, una cosa, quella è una cosa che serve per dare in più, no? Quindi assolutamente. Bisogna stravolgere, bisogna lavorare un po' più su se stessi che sulla parte estetica. E lavorare pure di sport, ragazzi, perché la fatica oggi non è che gli piace, o c'è il culturista quello eccessivo, o ci sono quelli che non hanno proprio voglia di fare niente. Io invito a tante donne che per i glutei, eccetera, adduzioni, scendete a fondi. Oh, ragazzi, datevi da fa. Bisogna, ragazze, bisogna un po' di fatica, ci vuole. Chi bello può comparire, un po' di bene deve patire. Giusto. Brava, Flo. Questa comodità, questa chirurgia, questi cambiamenti senza mettere un minimo di fatica, non va. Applaudo io che sono 130 kg, ma non fa niente. Comunque la penso come te, brava. Ma vedete che stai bene, di testa, stai bene, poi un'altra cosa. Il sovrappeso è anche una salute del benessere personale. Il sovrappeso, se uno non ce la fa fare scale e magari si sente che il cuore si affatica, allora vi invito a dimagrire. Ma certo, gente, guardate che le persone più generose e più buone sono quelli generosi anche nell'aspetto. È così. Sì, tanto quelli secchi sono incazzati neri. Sì, è vero. Sono arcigni, sono affamati. Più generoso, anche la donna più generosa, più morbida e più generosa mentalmente. È vero. Ma poi uno che non magna, ma poi sta bene. Ma dove? Flo, ma ritornando al Grande Fratello. Siete positivi, state bene. Sì. Certo, ma ritornando al Grande Fratello, ti aspettavi tu di vincere da quell'edizione? No, perché io avevo tutti contro, ero Miss Nomination, mi nominavano tutti quanti. No, non ho mai pensato. Con te c'era anche Lucas Gentero. Quel gran figo. Sì, quarto, ve lo ricordo. Sì. Quel fighettino. Sì. Quindi vedete che tante volte la bellezza è effimera, non serve. È l'attore più bello d'Italia, almeno per me, ma penso anche per il pubblico che ci ascolta. Certo. Oltre nonché che bravo, eppure ho vinto io a posto suo. Siete ancora amici oggi? Siete ancora amici tu e Luca? Ma noi non abbiamo mai litigato, io lo corteggiavo dentro la casa, ma lui non mi vedeva. Mi ricordo che poi, sai, come quando dopo ho vinto io, certo che qualcuno si è risentito, no? Anche dei concorrenti. Però poi tutto passa, insomma, sai, lì per lì tutti ce la prendiamo un po', no? Anch'io mi sarei arrabbiata se arrivata la terza o seconda. Sì, perché inizia tutto un po' come un gioco, però poi entrano in campo i sentimenti, la voglia. No, in realtà litigavamo pure per le zucchine, ma seriamente. Sì. Vero. Poi 100 giorni non sono pochi, poi in quel contesto sembrano ancora di più. Ma vediamo. Guarda, ti dico una cosa, e alla fine è una bella vita lì, perché insomma. Sei coccolato. Io una cosa, se tu mi chiedi che cos'è che ti manca di quel periodo, non sono i concorrenti che stavano nella casa, ma lo dirò sempre: il confessionale. A me mi manca il confessionale. Perché intanto sono una persona che gli piace molto raccontarsi, ma loro ti obbligavano a fare un confessionale al giorno, di modo che ti faceva bene proprio anche per scaricare la tua energia, no? Tanto certo. Che infatti si invitano le persone a parlare quando hanno un problema, quando hanno qualcosa, perché il primo passo per superare i problemi è riconoscere di averli e parlarne. Esatto, quindi parlarne con le persone giuste. Ho un sacco di problemi da discutere, quindi ti ha fatto bene. E ti ha fatto bene. Poi a febbraio ti abbiamo vista vittima di uno scherzo delle Iene, giusto? Sì, a febbraio voi mi avete vista vittima dello scherzo, ma sto scherzo è durato da novembre a febbraio, quindi noi in onda l'abbiamo vista a febbraio. che canaglie quelli delle Iene. I tempi televisivi nessuno li conosce, a meno che non stai in televisione. Quando stai là dentro devi andare tutto di corsa, forza, c'è la pubblicità. E certo. Queste delle Iene, quanto ti sei arrabbiata in quello scherzo? Investono anche tre mesi su una persona. Sì, per poi ci sono degli attori, perché sono dei professionisti, sono dei professionisti veri. Colgo l'occasione per salutarli, la grande Marcuzzi, scusate ma sto in macchina, come dicevo. Non preoccuparti. Salutiamo Alessia, salutiamo tutta la famiglia delle Iene. Simpaticissimo.
Sì, lo scherzo comunque è fatto su una cosa vera che ancora la gente non ha capito. Ecco. Adesso lo scherzo ha avuto 100.001 visualizzazioni. Sì. Però la gente pensa che è uno scherzo che io ho fatto la canzone. Invece io l'ho fatto. Eh no, è vero, infatti tra poco l'ascoltiamo, sì. Attenzione. Ah, perché praticamente è lo scherzo che me l'ha fatta nascere un po' prematura sta canzone. Perché doveva uscire nel periodo estivo. Però loro sapevano di questo progetto mio, sapevano che era il momento che lo dovevo registrare, perché immagino che tra di noi ci sia qualche, tra gli ascoltatori ci sia qualche cantante che sa che prima si fanno i video, poi la canzone si registra. Eccola, ce l'hai qui, anche la conduttrice. Lei lo sa. Vedevo, è una cantante anche. Sì, vabbè, sì, conosciamo i tempi. No, quindi te l'hanno c'è un lavoro dietro, smontata. Anche se vedete che sto lì a fare quattro zompettini, ma con i scogli infilati che roventi all'estate, insomma. Assoluta. È stata dura ma divertente. Io vi invito... È un'osannazione del mio personaggio, perché sono pure arrabbiata, oggi l'ho detto in diretta, ho sbagliato perché non si fanno queste cose. Però io purtroppo non posso fare a meno che essere me stessa. E ho detto a Barbara che io l'isola quest'anno non la sto guardando e che dormo. Ho detto uno sfondone che veramente secondo me non entrerò mai più in televisione. Oddio. Questa è l'ultima puntata che avete visto oggi mia. Perché certamente non mi posso permettere, cioè bisogna essere anche un po' più... Dalla regia ci dicono che hanno sentito, io non noi ho non sentito perché sentito. Ero in diretta, magari dopo riguardiamo la puntata di Barbara. Ah, quindi ho detto che praticamente che io invece sono in un periodo sabbatico e il ritiro spirituale è che io quando c'è l'isola mi metto a dormire, se non lavoro e sono libera preferisco dormire che guardarli. Ah. Barbara, ma come? Certo, dopo 3 anni che mi lasciano a casa promettendomi io... Ma vabbè, secondo me hai fatto benissimo a dirlo. Mi hanno detto che non prendevano quelli dei reality quando dentro ci stanno. Ma ragazzi, io adesso mi sto preparando per un corso di scienza. Voglio diventare astrologa. Sì, sì, sicuro che prossimo lo passo. Programma con Piero Angela. Con Piero Angela il prossimo programma. Con bravi Piero... ragazzi, vado a fare qualcosa, mi vedrete magari perché sono più adatta, perché il fisico mi manca per andare a fare l'isola. Mi manca la Ma cioè, io ti vedrei in tutte le vesti mondiale. Lì, anzi. Ti vedrei e se non ti prendono perché già sanno che vinceresti anche lì, perciò. Anzi, forse un personaggio come te, che ha questo carattere e questo carisma, poteva dare un po' una scossa all'isola, perché un po' perché diciamolo. È proprio moscia quest'anno. Grazie di questo assist che mi state dando, ragazzi. Però devo essere sincera di dire quello che penso come sempre. Sì. Non è detto che se io entro all'isola vinco un'altra volta, anzi, rischio. No. Di perdere il podio come vincitrice, certo. Anzi, è un quindi è anche un rischio, certo. Una percentuale potrei vincere, al 99 non va così, ragazzi. È vero. Intanto, entao, come dice un amico mio brasileiro, entao l'isola non è registrata 24 ore su 24, ma viene registrata su step. Sì. Quindi è molto rischiosa l'isola, sì, per è un vero. Personaggio. Ma io mi volevo buttare proprio in mezzo al fuoco, volevo fare qualcosa, perché nonostante tutto sono passati 19 anni e non ho mai fatto un altro reality. È vero. Perché non posso fare altro reality quando tutti li fanno 10 volte, 30 volte? Poi se non funzionavo sicuramente non mi chiamava più nessuno. Invece, se vuoi facciamo partire... E la saluto quanto bene gli voglio e gli chiedo scusa dello sfondone che ho detto. Barbara, ti chiediamo scusa. L'altro ieri ero su Sky, cioè io lavoricchio, insomma, giricchio. Allora adesso facciamo partire una petizione da Radio Pestum, Floriana all'Isola dei Famosi 2022. Facciamo amore, fate una petizione, andateci Floriana. Da Radio Pestum, hashtag vogliamo Floriana all'Isola. Floriana all'Isola, dopo lo facciamo partire. Anche perché ragazzi, dopo mi è stato detto che forse potevo entrare come riserva, ma io non so la riserva di nessuno. Ma assolutamente. Tu devi entrare nella prima puntata, buttata dall'elicottero. Buttata dall'elicottero la prima puntata, quale riserva? Oh, amico mio. Cioè, non volete vedere il tuffo mio dall'elicottero? Ma certo. Ma allora certo. Avrei detto sicuramente, ragazzi, che faccio? De testa o de culo? Ma io sono romana. Oh. Ma poi, Floriana, detto tra noi, ma quelli di quest'anno, ma chi sono quelli? Io appunto. Io la maggior parte non li conosco. Appunto, beh, io credo che comunque adesso vorrei io ci sono tante persone anche dentro che io gli voglio bene, degli autori, delle persone molto importanti e serie. Sì. Ora devo dire la verità di tutto quanto anche in questo caso. Io sono contenta, insomma, che se a loro le cose gli vanno bene, però io credo, sono sicura che se ci stavo io quest'anno poteva succedere qualche altra cosa, magari no che vincevo. Però potevo dare una mano. Ho visto che hanno mollato l'isola il primo giorno. Ma chi invece manna? Brava. So è un po'. Però
è un po' un'edizione anonima, è un po' moscia, è anonima. Tu avresti dato quella quella un po' di brio, un po' di vento. Ma un poi po'... caro, ma me volevo mettere a dura prova anch'io, volevo vedere se, sai, tante persone pensano di essere forti, no? Io sono forte, per esempio, nella mia quotidianità. Cioè, ho imparato i miei step, so dove mi devo i punti d'eleva, dove mi devo poggiare e dove faccio forza. Magari all'isola è una idea diversa, sì. E dove non te puoi lavare, per me già che non te puoi lavare, io che sto ipocondriaca, igienista, cioè veramente, io soffrirei molto per questo, più che per la mancanza del cibo, no? Io soffrirei tanto per la mancanza del cibo, però vabbè, punti di vista. Tu magari, però amore mio, però potrebbe essere anche una cosa che ti superi, forse fa bene. Io per esempio la coglievo come un'opportunità, ho un rapporto molto forte con mio figlio Domiziano che ha 13 anni e ce l'abbiamo viscerale, no? E mi dispiace dire, ma forse tante mamme napoletane che mi sentono, che sono i vostri ascoltatori, lo sono anche loro come me, io sono un po' napoletana come mamma. Cioè sono molto apprensiva, sì. Anche se non è dovuto, gli porto le scarpe, gli porto l'asciuga, sono un po' geisha, come ti dico, con mio figlio, no? Sì. La mamma italiana, ma soprattutto napoletana, dal sud, la mamma è la mamma, è un pezzo proprio da 90 la mamma. Da noi detto si dice questo, ogni scaldafone è bella mamma soia. Oh, no, il mio è bello forte, ragazzino, mi ha detto bene, sono fortunata. Però detto questo, e sai, abituarlo tutte le volte con la protezione della mamma, la mamma che mentre lui dorme lo veste. Siamo arrivati a 13 anni che adesso comunque sto cercando di lavorare su di me e fare meno per educarlo alla sua indipendenza, alla sua autonomia. Sì. Però sono sicura, sì, che avrebbe fatto bene quest'isola, sia a me che a lui. Cioè, è una idea forzata, no? Quanti anni ha tuo figlio? Parte, 13. Perché io non neanche vado a lavorare lontano troppo da lui, capito? Io vivo proprio in simbiosi con lui. Se tante volte non mi vedete in alcuni posti dove ci sono gli altri al posto mio, o dove sarei potuta stare io e non ci sono, è per il bambino. Ecco perché mi sono arrabbiata. Poteva essere curativa. Certo, per entrambi. Certamente per me, ma soprattutto per lui. Entrambi, sì, sì. Certo. E praticamente il fatto pure di tutti gli anni, cioè io sono una mamma, mi sono lasciata con il papà, sono una mamma singola. E quindi negli anni era sempre stato il mio sogno questa isola, ecco perché mi sono sentita così tanto. La volevo fare da tanti anni, ma non potevo perché il bambino era piccolo. Adesso che è cresciuto, potresti. Fino a oggi. Ma sicuramente, insomma, vabbè, succederà qualcosa che ti darà lo spirito, no, per fare altro. Ho fatto la canzone, anzi, colgo l'occasione di salutare i miei fratellini, Mitch e DJ, Robby Giusti, che hanno creduto in me. La canzone, vi volevo dire, che già sta al 79esimo posto mondiale di Spotify. Wow. Allora io e l'ho messo, l'ho pubblicato io anche sul mio Instagram. Mi sento e ti auguro che diventerà un tormentone in estate. Secondo me diventerà un tormentone. Senza aiuti sembra che va. Ottimo. Allora, ottimo. Prima di ascoltarla, e sulla canzone dico: meglio del flock che c'è, dal GF all'isola, la penisola. Sa che meglio del flow non c'è. Un po' di rap, vai, vai giù. Allora, io non sono bravissima. È una bomba come te, poi dopo l'ascoltiamo. Prima di ascoltarla, sì, volevamo, sì, sapere un po' cosa bolle in pentola, progetti futuri, e c'è anche in ballo una prossima apertura, un tuo locale. Dici un po'. Sì, allora, intanto da soli non si va da nessuna parte, fratelli miei. Assolutamente. Quindi, sì. Guarda, noi siamo insieme, infatti, guardaci. Sì, no, nel senso, abbiamo sempre bisogno di qualcheduno, no? Sì. Potrei essere anche i migliori, però l'unione fa la forza e sicuramente ci si diverte di più insieme. Sì. Allora, prendere un altro impegno lavorativo dopo tante cose che faccio, proprio a livello lavorativo, io da sola non l'avrei mai fatto. Mi avvallo degli amici straordinari, del mio compagno e di persone belle che ho conosciuto e che gli voglio dare un'opportunità. E quindi stiamo mettendo insieme tutte ste teste in uno stabilimento estivo balneare. Ah. Quindi avremo spiaggia, ristorante, pizzeria, pasticceria, aperitivo. Quindi possiamo venire a mangiare al ristorante da te? Sarò io. Potremmo venire. Potremmo venire a mangiare al ristorante, quindi. Certo, anche perché, ragazzi, ve lo dico proprio a voi, perché sono nel litorale romano, ma diciamo verso Latina. Verso la Campania. Quindi sono più vicino a voi, sparate due marce e mi venite a trovare. Va noi bene. Infatti stavamo organizzando la cena aziendale di fine. Cena aziendale di Radio Pestum, verremo a farla al tuo locale in estate. Allora, adesso non mi chiedete di sciorinare tutto quanto il luogo, eccetera, perché io sono superstiziosa. No. Ma quando sarà l'apertura? Breve, tra un mese, due mesi? Sì, certo. Beh, amore, il periodo estivo. Ma sappiamo già che ieri hanno fatto un altro. Come si dice? Decreto? Un altro decreto dicendo che fino al 27 di luglio forse siamo. No, è solo una bozza. È ancora una bozza. Sembra che questo coprifuoco non ci sarà. Io sto fremendo. Io stavo a Mediaset, me l'hanno detto. Mi sa che ne sanno di più questi. Io
No, vabbè, non, può essere, però speriamo, so. Speriamo che non sia così. Spero anch'io che non Ragazzi, sia così. Incrociamo le dita perché non ce la facciamo più. Incrociamo le dita. Vaccinateci, che dobbiamo andare a mangiare al ristorante di Floriana. Ma non solo il contatto, cioè io mi mancano troppe cose, ragazzi, veramente, a parte il lavoro, perché grazie a Dio mi reinvento. Oggi sono network marketing. Se la gente si domanda, ma questa ma che fa? Sono tante attività, sono network marketing, sono su tanti portali dove mi pagano, delle agenzie, logicamente. Con lei, oggi il lavoro funziona anche così. Certo che se parla mia nonna che ha 95 anni, gli dica nonna che fa delle live sul telefonino e parla con la gente, mi pagano, mia nonna rimane, capito? Perché non è, il lavoro è cambiato. Una volta i nostri nonni fanno le patate, noi invece le patate, se facciamo i live, facciamo. Ti adoro. Floriana, purtroppo il tempo a disposizione è terminato. Io starei a parlare con te. Starei altre 8 ore a parlare con te. Ma che mannaggia, metteva la canzone. Sì, certo, questo volevo dire. Ti salutiamo, grazie mille per aver accettato l'invito. Scusa per tutti i vari casini. Ma va, Meccio, invitami ancora che ci ritorno. Va bene, volentieri. E adesso ascoltiamo la tua canzone, Floriana. Però aspetta, dimmi. Colgo l'occasione per salutare tutti gli ascoltatori. Un bacio a tutta di Radio Pestum. Grazie, tutto il sud. Ciao. Ciao Floriana, grazie mille. Ciao Flo.